New entry all'aeroporto Fontana Rossa di Catania, che apre le porte alla tecnologia di DigiKiosk, un totem multimediale che tramite una consultazione touch semplice e intuitiva offre informazioni utili in italiano e in inglese a chi, atterrato nel capoluogo etneo, è in cerca di itinerari di viaggio per scoprire la Sicilia ionica. Abbiamo sposato questa iniziativa perché ci fa piacere non soltanto lavorare sui numeri, che comunque ci consegnano ogni mese un nuovo record, ma molto sulla qualità, in particolare su quelle informazioni che spesso si cercano non appena si arriva a Catania o che possono essere ricercate da chi magari aspetta un parente o un amico in aerostazione. Questo è un progetto dinamico, giovane, che ci fa piacere possa essere utilizzato in maniera veloce, sostanzialmente attraverso un mega smartphone, e crediamo che potrà esserci utile. È un progetto nuovo, moderno, che magari speriamo anche possa essere in questo caso mutuato da altri aeroporti e che così che Catania per una volta possa fare da modello. Non solo quindi Catania, Etna e dintorni, ma anche Siracusa e Taormina, a seguire anche Ragusa e la sua provincia, le mete più richieste da milioni di turisti che sbarcano ogni anno a Fontana Rossa. Il DigiKiosk, gemello di quello installato un anno fa in Piazza Duomo a Catania, è un progetto di Industria 01, editore di CityMap, prima mappa cartacea della città, e di Tech Lab Works, azienda high-tech catanese, e propone non solo itinerari tematici nei siti monumentali o di interesse culturale, ma anche informazioni pratiche su come raggiungere queste mete con i mezzi di trasporto, dove e come alloggiare, quali sono i locali tipici per degustare la migliore gastronomia e la celebre pasticceria siciliana. Completa l'offerta di informazioni nella rete di DigiKiosk un calendario costantemente aggiornato sia sui principali eventi in Sicilia, come feste popolari, sagre e tradizioni, che sugli appuntamenti estemporanei, come concerti, spettacoli, teatri, mostre d'arte ed escursioni naturalistiche alla scoperta del paesaggio, della flora e della fauna siciliana. Dopo l'aeroporto di Catania, spiegano Industria 01 e Tech Lab Works, è Piazza Duomo, che in un anno ha registrato 30.000 visualizzazioni di pagine con itinerari ed eventi culturali, stiamo lavorando alla creazione di una rete di DigiKiosk che collegheremo nelle altre province siciliane servite dallo scalo di Fontana Rossa, con l'obiettivo di consentire ai turisti una maggiore fruizione del territorio garantita dal costante aggiornamento del totem, consultabile 24 su 24, 365 giorni all'anno. Con questo totem quindi la navigazione delle informazioni diventa ancora più smart, e potendo geolocalizzare i punti di interesse, calcolare quindi percorsi, vicinanze e attrazioni da fare nei luoghi più adiacenti. Intanto si arricchisce la rete di destinazioni servite dall'aeroporto di Catania con ben 97 voli diretti per tutta la Summer 2018. In attesa del volo per Dubai, giornaliero dal 13 giugno, ha al via anche il collegamento bisettimanale con Pescara, mentre dal 1 giugno cominciano i voli bisettimanali con Nantes. Dal 1 luglio poi, nell'ambito delle rotte sociali, Catania sarà collegata per la prima volta in assoluto con Pantelleria. 4 le frequenze settimanali durante l'estate con la Perla Nera del Mediterraneo, grazie alla compagnia danese DAT, che opererà anche su Lampedusa. La DAT infatti si è aggiudicata la gara d'appalto per garantire la continuità territoriale con le isole minori per i prossimi 3 anni. SAC nel frattempo prosegue con l'obiettivo di potenziare la rete di connessioni nazionali, europee ed extraeuropee dell'aeroporto di Catania.